stato valutato dall'ufficio liturgico diocesano a cui l'ho inviato come canto devozionale, cioè non liturgico. Questo significa che al di fuori della liturgia lo possiamo cantare. I canti, infatti, non sono sempre necessariamente canti da messa. Esistono anche canti che in momenti di preghiera al di fuori della liturgia possono essere cantati, come per esempio per animare un rosario, anche per animare un momento di preghiera spontanea, di preghiera libera. Io come parroco ringrazio Federico e ringrazio anche coloro che stanno collaborando con lui. La parrocchia è sempre ovviamente aperta alla collaborazione e il fatto che un'iniziativa di questo genere possano partecipare persone che ordinariamente non partecipano magari alla Santa Messa è segno comunque che lo Spirito Santo mette una chiamata nel cuore di ogni uomo e lo fa anche per l'intercessione di Maria, che quindi chiama verso il suo figlio Gesù anche coloro che magari non di abitudine gli stanno vicino con la partecipazione all'Eucarestia. E questa collaborazione da parte di chi partecipa è già appunto avere sentito questa chiamata della Madonna, avere sentito questa chiamata che comunque è nel cuore di ogni uomo, perché noi da Dio siamo creati e per relazionarci con Lui siamo fatti.